Magiste, leader nel settore dei traslochi, ti garantisce qualità e professionalità in ogni occasione, utilizzando attrezzature e una flotta di ultima generazione. Lo staff giovane, dinamico e motivato segue accuratamente tutte le fasi del trasloco, togliendoti ogni pensiero. Inoltre, Magiste ti offre tanti altri servizi come imbiancatura, falegnameria e idraulica. Quando cambi casa, non prendere sviste. Al tuo trasloco ci pensa Magiste. Amici di Radio Sport, eccoci, ben ritrovati, bentornati, prima puntata, terzo anno di Barlario Sport. Cedo subito la parola alla nostra Marta Poletti che ci presenta il primo ospite di questa puntata di lunedì 9 settembre 2019. Primo ospite di questa nuova stagione, Enrico Celeghin, centrocampista del Como classe 99, alla sua seconda stagione in azzurro e l'anno scorso sei stato uno dei protagonisti della promozione sì. In Serie C. Ciao Enrico, bentornato. Buonasera a tutti, bentornato. È un piacere per me essere qua. Bene, allora come stai? Tutto bene? Sto bene, sì, sto bene. C'è un po' di morale per la partita di sì. Ieri. Certo, star bene arriviamo, è una condizione subito, abbastanza dai, generale, certo. Poi è normale che la partita di ieri... Sei stato del match, ricordiamo, sì. Ieri c'è stato questo Como-Monza, terza di campionato di Serie C, un derby attesissimo, il Senigallia, 4.000 spettatori, VIP in tribuna, veramente, ex calciatori, c'era anche il presidente Berlusconi, Galliani, stiamo parlando tutta la settimana, Zambrotta, Liercud, Massaro, e purtroppo però è finita 1-0 per i monzesi nei minuti di recupero. Raccontaci un po' che partita è stata. È stata una partita decisamente combattuta, dove abbiamo fatto vedere comunque il nostro livello, abbiamo affrontato il Monza che probabilmente quest'anno sarà la squadra da battere, la squadra favorita, però ci siamo giocati decisamente bene secondo me le nostre carte. Avete avuto un avvio magari un po' timoroso, dopo però era un po' la pressione, la tensione. Sì, può essere un po' il fatto della pressione, un po' la tensione che ci può stare inizio partita, un po' come al solito i ritmi nei primi 20 minuti sono sempre più alti e quindi con i ritmi più alti è più difficile trovare certe giocate, loro ci hanno messo un po' sotto pressione. Tanto, scusami se interrompo, la regia sta mandando alcune immagini di Augusto Santini, della bella immagine della partita di ieri. Secondo tempo? Sì, l'inizio è stato un po' bloccato, poi però abbiamo trovato alcuni spazi, loro chiaramente hanno creato qualche occasione, perché con i giocatori che hanno è facile che creino qualche occasione, soprattutto giocando sulle seconde palle, dove loro sono molto forti. Sono riusciti a creare qualche occasione che ci ha impensierito. Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita, di difendere in modo ordinato, in modo organizzato, come abbiamo sempre fatto, e ci siamo riusciti secondo me per tutta la partita. Poi è normale che qualche occasione possa capitare a una squadra come il Monza. Peccato per il gol nel finale, perché eravamo arrivati veramente vicini a compiere quasi un'impresa, a portare a casa un punto, sarebbe stato... La prestazione contro un avversario di questo genere c'è stata. Assolutamente sì. Peccato davvero per il risultato arrivato proprio così nei minuti di recupero. Sì, dispiace perché è stata una... ci avevano messo un po' sotto pressione negli ultimi minuti, loro la volevano vincere chiaramente. Ci sono stati un paio di cross, noi ho rivisto oggi le azioni, eravamo veramente in 11 in area, tutta azioni la squadra. Che, scusami, potete rivedere anche sul nostro portale radiosport.it tutta la sintesi della partita. Sì, dicevo, ho rivisto il gol, e eravamo veramente tutti e 11 in area, quindi sì. grande comunque sacrificio da parte di tutta la squadra, chi è entrato, i difensori, dagli attaccanti, veramente tutti. Ci abbiamo messo il cuore, secondo me, per provare a portare a casa un risultato utile. Peccato appunto per questo gol subito alla fine, che poteva fare un pareggio, sarebbe stata veramente, certo, veramente una grande cosa. Si è entrato gara in corsa, insomma, avevano giocato davanti 4.000 persone, comunque un bel clima, perché è un derby, comunque sempre sentito quello del Como col Monza. Da carica, sì. Oppure magari negli istanti prima di mettere il piede in campo anche un pochino di... No, chiaramente giocare con il proprio pubblico in casa, ieri sono stati veramente molto presenti i tifosi, mi ha ricordato un po' la partita di Mantova in casa l'anno scorso, quella decisiva,
Però è chiaro che da grandi stimoli, da grandi emozioni. Poi sicuramente col pubblico così ci ha dato una spinta in più per provare a portare a casa un risultato che purtroppo non è arrivato. Dai, siamo solo alla Sì, terza. però la prestazione comunque Allora, quello che credo che dicevamo abbia prima. fatto. Senti, Enrico, curiosità, cosa vi ha detto Berlusconi? Che abbiamo letto che è venuto negli spogliatoi a farvi i complimenti, è vero? Sì, si è presentato negli spogliatoi, poi io ti devo deludere perché ero fuori a fare il lavoro integrativo Ah, e ok, quindi l'allenamento, quindi non ho non sentito l'hai cosa ha detto, però sentito. mi è capitato di incrociarlo nel tunnel prima degli spogliatoi, e poi mi hanno detto che si è presentato a fare i complimenti nello spogliatoio, quindi è un bel gesto anche da parte Bene, sua. bene, bene. Senti, tu l'anno scorso sei stato uno dei protagonisti, come diceva Marta mentre ti presentava all'inizio trasmissione, quindi hai vissuto la stagione in Serie D. Prime settimane, primi mesi di Serie C nei professionisti, che anche per te è la tua prima esperienza. Che differenze hai già potuto riscontrare? Secondo me posso parlarti un po' del campo e poi posso parlarti dell'extra Dell'ambientale, campo, ecco. esatto. Secondo me nell'ambiente c'è grande, grande entusiasmo, c'è molta più organizzazione anche rispetto all'anno scorso, quindi bisogna dare atto che stanno facendo un grande lavoro la società e tutti gli addetti. Per quanto riguarda il campo, secondo me ci sono delle differenze. Poi noi l'anno scorso eravamo abituati a lavorare in un modo abbastanza pesante, comunque non proprio da non professionisti, però chiaramente ci sono delle differenze sia a livello di gioco, sia a livello di qualità dei giocatori nella rosa, nel suo insieme. Abbiamo una squadra molto più completa, secondo me, senza nulla togliere ai giocatori dell'anno scorso, che comunque Certo, abbiamo questo fatto poi è diventato una sicuramente la grande stagione. significativo. Certo, noi abbiamo iniziato questa stagione senza troppe pretese, credo, per vedere un po' a che punto siamo, cercando di fare il meglio, chiaramente, e vedremo un po' dove riusciremo ad arrivare. Sì, l'anno scorso appunto tu mi avevi detto con trasmissione che, cioè, ti sarebbe piaciuto restare in Serie C col Como, infatti ci sei rimasto. Sei stato uno degli ultimi a rinnovare, perché hai avuto tante offerte oppure perché così volevi pensarci bene? Allora, come vi avevo detto l'anno scorso, l'idea di rimanere comunque mi è sempre piaciuta, è sempre stata una delle mie idee fisse. Quando ho parlato con la società e loro comunque hanno dimostrato interesse nei miei confronti, sono stato molto contento. Poi c'è stato l'interesse anche di qualche altra società, di qualche altra situazione, però quando siamo riusciti a trovare l'accordo col Avete trovato Como, la soluzione, che era un po' quello che volevi, Sì, diciamo. chiaramente dire di no a una Certo. piazza come il Como è dura, quindi sono molto contento di essere rimasto qui. Ho ancora un contratto di 2 anni, quindi Bene, dai. vedremo di toglierci qualche soddisfazione. Enrico, posso chiedere, insomma, ci sono dei tra i nuovi compagni quelli che ti hanno magari colpito maggiormente, ecco, non so per qualità, ma anche per aspetti extracampo, se si possono dire No, ovviamente, chiaro, perché. chiaro. Ti dico, io ho notato che il nostro gruppo è veramente un gruppo sano, pieno di ragazzi che hanno voglia di fare. Non ci sono solo 11 giocatori, ma veramente abbiamo un gruppo di 20-25 giocatori dove tutti possono Dire giocare, la tutti loro. possono dare il loro contributo. Quindi è chiaro che c'è molta più competizione rispetto all'anno scorso, però è una competizione assolutamente sana, dove tutti hanno voglia di mettersi in mostra, di provare a ritagliarsi il proprio spazio, però in modo molto sano, appunto. Qualche Chi ti ha giocatore colpito, che dai, mi ha durante i primi colpito, allenamenti, dire, cavolo, questo. beh, ce ne sono parecchi giocatori comunque di esperienza che hanno fatto la categoria. Posso dire che a me è piaciuto particolarmente, sta piacendo particolarmente Bellemo. Ieri è stata tra le cose del tuo migliore in campo Sì, per la ce ne provincia. sono molti, chiaramente, ce ne sono molti. Lui, per caratteristiche, non mi aspettavo un giocatore così forte, quindi mi sta stupendo. Però ce ne sono molti altri, dagli attaccanti Ganz, Miracoli e Gatto, che sono arrivati nuovi. Hanno caratteristiche diverse, ma sono veramente tutti importanti e tutti possono darci una mano. Gabrielloni lo conoscevo già, però credo che un po' in ogni ruolo abbiamo veramente due giocatori dove tutti e due possono dare una mano, tutti e due possono lottare in allenamento per trovare spazio la domenica.
Bene, dai, senti, andiamo al prossimo appuntamento prima di congedarti e a passare alla seconda parte della nostra trasmissione. Marta, Prossimo appuntamento è come scenderà in campo domenica alle 17:30 a Meda contro Renate. Renate che tra l'altro avete già incontrato in Coppa e non è andata proprio No, in benissimo. effetti è stata credo la prestazione più brutta che abbiamo fatto quest'anno. Renate è comunque una squadra fastidiosa, ordinata, abbiamo giocato in Coppa. Poi una partita un po' particolare, decisa anche dagli episodi, dove abbiamo preso due gol su palle inattive, quindi dovremmo stare attenti e cercare di non ripetere gli errori che abbiamo commesso in Coppa Italia, ma credo che quella sconfitta ci sia servita di lezione per poi partire al meglio in campionato. Servirà anche Assolutamente, domenica. domenica dovremo far tesoro della sconfitta che abbiamo subito in Coppa Italia. Bene, ringraziamo Enrico Celeghin che è stato il nostro primo ospite, grazie anche all'ufficio stampa del Calcio Como che ce l'ha concesso per questo quarto d'ora di questa nostra prima puntata. Andiamo in pausa per pochissimo, un po' di pubblicità e poi seconda parte dedicata al calcio dilettanti con un nuovo ospite. Grazie Enrico e buon Grazie a lavoro. voi, crepi. E rieccoci, parla Rio Sport, prima puntata di questa nuova stagione. Marta, chi è il nostro secondo ospite di puntata, appunto? Presentiamo il secondo ospite, Manuel Valle, presidente del Cassina Rizzardi. Con te, se posso darti del tu, Certo. commenteremo tutti i temi principali della giornata dei dilettanti, dall'eccellenza fino alla seconda categoria. Ciao Manuel, benvenuto. Ciao, Per la grazie tua e prima buonasera a volta qui tutti. a Barla Rio Sport, ce l'eravamo ripromessi la scorsa estate e sei stato di parola. Anzi, ti ringrazio perché vieni dopo una sconfitta. Grazie Solitamente no, quando per avermelo qualcuno perde ricordato poi trova subito. sempre la scusa per non venire, invece te l'ho Eccomi qua. ricordato subito. Grazie. Ma prima di arrivare a parlare di Cassina, facciamo così un po' il punto, vero Marta? Parliamo un po' di quali sono stati i temi più curiosi, più particolari di questa prima giornata di campionati di calcio dilettanti che riguardano le comasche. Da cosa partiamo? Partiamo dall'eccellenza, eccellenza in cui possiamo discutere del caso Fenegrò. Eh sì, e questa è un po' una delle notizie della domenica che ci siamo lasciate alle spalle. Fenegrò, ha rinnovato Fenegrò di mister Giuseppe Magni, che ieri ha ottenuto un 1-1 sul campo con la Vogherese, giusto? Che è una delle squadre, anche qua, pare tra le più meglio attrezzate del girone A d'eccellenza. Ma diventerà una sconfitta a tavolino perché clamorosamente c'è stata una sostituzione sbagliata, è uscito un classe 2000 e è entrato un classe 96, ci sono accorti subito in panchina, ma la frittata è fatta. L'abbiamo raccontato sulle pagine della provincia oggi, domani ci saranno le parole del presidente Marinoni che cerca appunto di spiegare quello che è successo, però il regolamento parla chiaro. E come ogni anno, Manuel, alla prima giornata di campionato c'è qualcuno che, tra virgolette, passata, la combina. Fa un po' specie perché nella circostanza il Fenegrò è un po' la squadra di punta, è una delle squadre di punta del movimento calcio dilettantistico comasco. Com'è possibile da dirigente? Sì, dico che beh, sicuramente un errore di questo tipo lascia rammarico, perché immagino la preparazione che c'è dietro quella partita, gli allenamenti, la preparazione. Penso che sono errori che purtroppo capitano. Noi abbiamo cercato vari comunicati per cercare eventuali Sì, perché l'anno squalificati. scorso era successo il caso di uno squalificato con l'Omaz, ma ogni anno c'è una sostituzione. Alla prima di campionato un episodio simile c'è. Esatto.
Voi vi siete informati, avete Abbiamo guardato. fatto di tutto. Fra le altre cose, la federazione sta invitando, non è ancora obbligatorio, lo diventerà, ad utilizzare il sistema della distinta elettronica online, che permette appunto questo riguarda per i giocatori chiaramente squalificati, poi il cambio lì onestamente in panchina, comunque per gli squalificati di evitare di schierare i giocatori che magari sono stati squalificati, erano fermi, rientravano e quindi magari non si era al corrente di questa situazione. Voi a Cassina avete avuto anni fa, avete purtroppo vissuto una situazione, un episodio di questo genere, è vero? Me la vuoi ricordare tu? Sì, Me l'hai ricordata tu prima? me l'hanno ovviamente raccontata con rammarico quelli che erano e sono tuttora parte dell'organico, che più di 10 anni fa il Cassina perse a tavolino una semifinale playoff proprio per aver Con la sbagliato quella regola di sostituzione di un giovane, certo. giovane, il nostro amico Pelosi, era lui, era lui. Sarà stato lui il responsabile, Lui non è oppure non era responsabile, ci tiene a responsabile. sottolineare, però l'ha Pelo pagata caro. Ha sofferto, ti ha sei sofferto. salvato. Promozione. Scendendo in promozione, ieri sera ci sono stati due posticipi che hanno chiuso la giornata di promozione. Il Castello ha fatto una bella vittoria all'esordio, mentre una brutta sconfitta invece per l'Alta Brianza. Sì, c'è una promozione Girone B quest'anno con tutte le quattro comasche, anche le Lecchesi, un bel campionato sicuramente come gli ultimi anni. Da sottolineare l'esordio, il debutto assoluto nel campionato di promozione del Castello che ha vinto 4-0 con l'Aurora. Aveva già fatto una vittoria con 5 gol in Coppa, quindi Castello che noi abbiamo dato come outsider di questo girone che è partita forte, adesso poi si dovrà confermare. Ha lasciato un po' così basiti la sconfitta dell'Alta Brianza contro la Concorrezzese, ecco, diciamo la vigilia sulla carta, ci si aspettava un'altra partenza della squadra del neoallenatore Cannella, invece addirittura sotto 3-0, poi inutile il gol di Gandola. Arcellasco ieri pomeriggio beffato nel recupero dal Lissone 3-2 nel big match, perso appunto dagli Irvesi e Lambrone. Bene, il Cabiate che torna dopo 7 anni in promozione e si è ripresentato con una bella vittoria contro il Casati Arcore. Segui un po' il campionato di promozione? Sì, Guardi poco, qualcosa, ecco, no, però questi risultati ovviamente. dei posticipi, insomma, così mi hanno colpito perché subito un Castello 4-0 con l'Aurora e questa sconfitta dell'Alta Brianza. L'Alta Brianza è una squadra attrezzata, Certo. cioè, però ci sta, e dopo arriveremo a Eh te, ci sta a partire anche con un passo falso, vero? sì, soprattutto la prima partita, perché immagino che anche queste Allenatore squadre, nuovo. esatto, cambiano organico, nuovi giocatori, nuovo allenatore, quindi prima Fare di drammi, aspetterei. aspetterei. Passiamo alla prima categoria, quali temi, diciamo, principali, Marta, della Anche giornata di in prima? prima categoria una sorpresa in attesa, il Lomazzo che è una delle favorite ha perso in casa contro la Falloppiese Ronago, tra l'altro pochi giorni prima aveva vinto 6-3 in Coppa. 1-0, colpaccio della Falloppiese che appunto aveva portato a casa 3 punti che sulla carta appunto, non sembravano tanto sperati, quindi complimenti alla Falloppiese, ma anche qua Lomazzo sicuramente ci può stare, dai, siamo alla prima partita. C'erano delle altre partite di Sì, le altre due interesse, favorite, Guanzatese e Saronna, hanno vinto entrambe in trasferta. La Guanzatese ha vinto 4-0 contro il Real Sanfermo, parziale che sarebbe potuto essere anche più ampio se non fosse stato per le parate di Jacopo Gandola. Guanzatese 4-0 ha segnato un tuo vecchio giocatore subito all'esordio con la nuova maglia, Martin Guerreco. Sei contento? Contentissimo, Lo ma lo sapevi? sapevo, ci avrei Cioè, avresti scommesso, guarda, scommesso se si ad occhio poteva chiuso. gol all'esordio Sì, di. merita un esordio così, gli auguro di fare un'annata da protagonista come ha fatto l'anno scorso con noi e secondo me ha tutte le carte in regola per farlo. Senti, rimanendo in prima, c'è anche un tuo amico che è il direttore sportivo della Rovellasca, che è una delle altre, diciamo, favorite di quelle delle big del girone. Rovellasca che ha vinto 2-1 in rimonta, anche lei la prima gara. Hai sentito Stefano in questi giorni? Hai avuto modo di scambiare qualche parola? So che appunto ogni Oggi tanto. no, ma ogni tanto ci sentiamo. Sicuramente mi dà diverse dritte per cercare di Sì, rafforzare so la che squadra. appunto ti dà dei consigli Assolutamente. amichevoli, sono consulenze gratuite, vero? Assolutamente. Bene, bene, bene. Arriviamo allora a parlare un po' del Cassina, seconda categoria, giusto? Cos'è successo ieri, Marta? Mi fai tu un'anteprima e poi facciamo raccontare dal diretto interessato Manuel Valle di questa partita. Sì, purtroppo ieri una sconfitta per 2-0 contro il Villa Guardia.
Pellicanò, Villaguardia che ho visto ha festeggiato molto, forse perché insomma sapeva di doversi, si trovava contro una delle favorite perché lo siete visto il mercato che avete fatto e finito 2-0 per loro. Che partita è stata, insomma, un po' la tua analisi? Sì, ecco, come mi hai ricordato all'inizio, arrivare a commentare una sconfitta non è la cosa Ah, io ideale. chapeau davvero tanto di cappello perché lo apprezzo molto, eh. Bene, però ecco, dico questo, sicuramente siamo una squadra che si è rinnovata tantissimo perché abbiamo cambiato una decina di giocatori, se non di più, e un nuovo allenatore che ovviamente Che è non Giacomo conosce, Sapienza, che è lo Giacomo Sapienza, ricordiamo. certo, che ovviamente non conosce ancora pieno i ragazzi. Per cui, siccome noi abbiamo piena fiducia della nostra rosa e del nostro allenatore, siamo sicuri che ci vorrà del tempo per rodare i nuovi meccanismi. E quindi è una prima partita ufficiale. Abbiamo visto e anche l'allenatore stesso ha detto che ci sono diverse novità che vanno studiate meglio, i ragazzi devono ancora imparare un po' di meccanismi, una preparazione corta, siamo nel dilettantismo. La vivono Certo. così. Quindi, diciamo, Primo. possono per il momento neanche il mito, possono stare tutti sereni, no, dai, Assolutamente, stiamo ma scherzando, massima ci fiducia. mancherebbe assolutamente. Massima fiducia. Cassina, insomma, da quanti anni sei presidente? Questo è il È quarto. il quarto, insomma, prima del tuo arrivo, insomma, è stato un Cassina che ha avuto anche qualche momento un po' di difficoltà, di fatica, perché me lo raccontava Pelosi, poi col tuo, insomma, ingresso è partita un'operazione anche di rilancio, di 2 anni con Walter Maroni, che insomma l'hanno riportato in questa categoria. E adesso insomma una campagna acquisti che l'abbiamo detto più volte, insomma, vi mette tra le squadre di prima fascia di questo girone. Come sta andando sia in ottica prima squadra anche a livello, diciamo, di settore giovanile? Sì, guarda, noi abbiamo come società, appunto, hai fatto bene a parlare del settore giovanile perché è sicuramente una nostra priorità è quella di fare in modo che cresca con qualità negli istruttori, anche quest'anno ci sono stati innesti importanti, per fare in modo di avere un organico, un settore giovanile che Può possa essere da portare, serbatoio alla prima che squadra. attualmente non lo è perché mancano ancora qualche categoria, giustamente ricordato che sono presente da 4 anni, quindi un Sì, po' di innovazione, ci ci vuole vuole tempo. tempo, non è che in un anno, Sul settore giustamente. giovanile bisogna investire, aspettare i frutti che arriveranno, sono certo, perché stiamo lavorando molto bene, stanno iniziando ad arrivare. L'anno scorso abbiamo fatto sicuramente nelle varie categorie molto bene, abbiamo dei ragazzi, degli allenatori veramente validi su cui noi puntiamo tantissimo, quindi continueremo a fare il possibile perché il settore giovanile cresca fino ad arrivare a diventare assorbatorio per la prima squadra. Questo è, diciamo, appunto il target che vi siete Posti, preposti. esattamente. Rimane, no, so che state per organizzare qualcosa, giusto? Sì, questo fine settimana, tra l'altro, casualmente mi ha invitato proprio oggi Non ci che. eravamo messi d'accordo, No, però mi fa piacere perché puoi quindi lanciare un invito. assolutamente, questo fine Spiegaci settimana, bene. esatto, questo fine settimana ci sarà 3 giorni Festa della Birra a Cassina Rizzardi, chiaramente organizzato dalla nostra società di calcio. Ed è chiaramente uno dei motori che muove tutto quello che sono poi le varie decisioni che facciamo, che prendiamo, dove investimenti l'anno scorso ci ha permesso di acquistare il pulmino per il settore giovanile. E quindi invito tutti a partecipare, Quando ovviamente. si terrà allora, Venerdì precisamente? sera, sabato sera e domenica Ah, mezzogiorno quindi sera. 3 giorni dove? Al Al campo campo. di Cassina Rizzardi. Ok, quindi i ragazzi della prima squadra magari sabato sera una birretta presto e poi a casa perché il Prestissimo. prossimo appuntamento non si può mica sbagliare, Certo, giusto? certo. Bene. Bene, festa della birra Cassina Rizzardi. Marta, rimanendo in seconda categoria, c'erano due partite Sì, importanti, c'erano giusto? due big match, uno per girone. Nel girone I il Cantù ha pareggiato 2-2 con l'Andratese, mentre nel girone H la Vasca ha pareggiato con un po' di polemica con la Sì, Lariontelli. domani potrete leggere anche sulla polemica, non è proprio una vera e propria polemica, insomma, c'è stato un rigore, quanto pare dubbio, contestato dai padroni di casa della Vasca, fischiato dal direttore di gara, un arbitro che è di Castiglione Intelvi, insomma, amico sembrava un po'. Vabbè, quindi Mister Saturno non vuole alibi, sottolinea però questa cosa perché dice, se fosse capitato in un'altra partita, leggete domani sulla provincia quale squadra menziona, sarebbe scoppiato, andate a leggere perché. Capirete, nel girone I quindi si sono incontrate del vostro campionato, due diciamo delle teste di serie. Come le vedi?
Ma Sono loro sicuramente due le squadre da battere? sì, sulla carta Insomma, sicuramente sì. c'è. Sulla carta sì. Chiaramente io conosco molto meglio l'Andrattese perché l'abbiamo avuta l'anno scorso nel nostro girone, che dopo la fase invernale si è rafforzata e sicuramente ha fatto valere in campo la sua forza. Mi hanno detto e penso che abbiamo confermato più o meno tutta la rosa, ha fatto anche qualche innesto importante. Sicuramente sarà una squadra che non si nasconderà dietro. Puntiamo alla salvezza, No, beh, sicuramente dai, punteranno a dai, dai. vincere il campionato sia loro che sicuramente anche il Cantù. Per E Cassina sarà lì pronto a rovinare la forza, festa. per forza. L'obiettivo è questo. Grazie, Manuel. Allora, adesso, prima di andare in pausa, torniamo per un'ultimissima terza parte speciale di questo Barlario Sport con una novità che vi andremo a presentare. Ricordiamo l'agenda della settimana del Sì. calcio dilettantico maschio, non solo. Mercoledì si scenderà in campo per il turno di Coppa Italia d'Eccellenza, mentre giovedì turno di promozione, Eccellenza mentre, promozione, sì. E giovedì mentre giovedì sempre Coppa Lombardia di terza di terza categoria. categoria su radiosport.it troverete poi già da domani i tabelloni con le partite decisive e gli eventuali abbinamenti. Grazie Manuel, Prego, noi figurati. Grazie a te. andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito con l'ultima parte di Barlario Sport, non andate via. Rieccoci, rieccoci. Marta, abbiamo un nuovo ospite, possiamo dire così? Sì, per questa terza parte, nuovo ospite, vi presentiamo Claudio Zubani e insieme a Ciao a lui tutti. vi presentiamo anche la nuova pagina di Facebook, Lario Sport Lecco. Esatto, perché Claudio non è un ospite, ma è un collaboratore, un giornalista della scuderia di Lario Sport, dove era già negli ultimi anni, adesso lo sarà ancora di più a pieni giri, no? Come si dice. Perché sarà colui il quale curerà la nuova pagina Facebook del nostro portale, legata al nostro portale lariosport.it, Lario Sport Lecco. Abbiamo sentito, diciamo così, la necessità, abbiamo ascoltato le società del territorio del lecchese che tu senti, Sì, diciamo, dar quotidianamente, vero? Per dar voce, voce, giusto? esatto, proprio una nuova avventura parlando con giocatori, dirigenti, allenatori delle squadre di tutta la provincia lecchese, era emersa un po' questa carenza di Spazi, spazi a perché sì, al livello di là internet, esatto, sui tutte le settimane mass sul media lunedì e locali, fine settimana potete trovare sulla sulla provincia provincia, delle presentazioni e certo. quant'altro, ma invece noi andremo a darvi dei contenuti extra. Diverse, esatto, sì, proprio anche dalle interviste, proprio per dare voce veramente alle Video squadre, ai interviste, protagonisti del scritte, faremo di interviste, tutto, sì. Per andremo a trovare le società, realizzeremo tutte le foto per appunto poi avere un archivio dare con. visibilità a tutte queste società che giustamente la richiedono, La richiedono, ci quindi tengono. è una pagina Facebook parallela a quella originale di Lario Sport, Lario Sport Esatto. Lecco, che poi avrà come contenitore comunque sempre il nostro portale lariosport.it, perché già lo avete visto, le avete lette già dalla fine estate, nelle ultime settimane, insomma, che stiamo differenziando un po', a parte i campionati regionali dove stiamo andando a parlare di tutte, sia le comasche, le lecchesi Sì. e le squadre anche magari limitrofe. Abbiamo proprio degli spazi poi dedicati ai gironi di terza lecchese, di seconda Seconda, M, esatto, esatto. della prima C, che comprende anche Prima Scuola D, sì, Cina, prima D, esatto. scusa, sì, sono tanti anni. Tra le altre cose, colgo anche l'occasione per segnalarvi che da quest'anno tutti i lunedì troverete una news dedicata al campionato di promozione A, che più che una news è proprio un punto dell'esperto che è Emanuele Prina, anche lui un nuovo collaboratore di lariosport.it, che tutti i lunedì commenterà questo girone che quest'anno non vede comasche, ma alcune squadre di interesse e alcuni protagonisti, perché ad esempio c'è l'Universal Solaro di Mister Mastincone, che è un ragazzo tecnico emergente che conosciamo bene, che è già stato anche nostro ospite più volte.
Detto questo, fatta questa presentazione, cogliamo anche la palla al balzo per fare un punto su Sì, quella che è fare un po' stata la prima la giornata di campionati prima di calcio giornata. dilettanti lecchesi. Esatto. In eccellenza, girone B, c'era la grande attesa per il derby lecchese tra Casatese e Olginatese. Ha vinto 2-0 la Casatese che è partita per vincere il campionato e ha subito dimostrato E ti faccio una di domanda oggi, ti essere faccio fare non il giornalista, ma perfetto. l'intervistato. Casatese, che insomma da 2 anni Sì, da 2 anni, cioè se non tre. costruita budget importantissimi, Sì. flop nel senso perché non sono Sì. stati raggiunti, diciamo. È l'anno buono? Speriamo, lo sperano tutti nell'ambiente casatese. Il presidente Sassella anche quest'anno ci ha messo un bel impegno. Sono Cioè, cambiati alcuni giocatori, la squadra oggettivamente c'è, è forte, può è arrivato Amin vincere, Abadio, che è è stato uno degli uomini copertina dell'anno Mariano, scorso, esatto. in Pier Mariano. Poi sì, a parte Ababio, tutta la squadra, comunque quello che hanno cercato di fare è di fare una panchina che fosse all'altezza dei titolari. Finora sia in Coppa Italia che in campionato appunto nell'esordio, così è stato. Il campionato è lungo, però secondo me le premesse ci sono. Promozione, come sono andate le lecchesi? Promozione, ci sono stati ben due derby lecchesi, la Brianza Cernusco Merate ha vinto a Colico contro la Colico d'Arviese, tra l'altro sulla pagina Lario Sport Lecco c'è il video del primo gol bellissimo in E rovesciata l'ho di visto, gran Agustoni gol, per la sì, Colico gran score. d'Arviese, non è bastato per fare punti in quanto poi nella ripresa i meratesi hanno ribaltato il risultato, però comunque un gol che fa ben sperare anche per la Colico d'Arviese. Nell'altro derby il Barzago ha vinto 2-0 contro la neopromossa Arcadia, anche E lì invece è arrivata un una sconfitta per la Manara per del Luciano nostro amico Manara, sì, Batterusso, del lezzenese Claudio Batterusso, da quello che ho letto, data male. male, sì, siamo alla prima giornata, quindi ma sono partite anche le indicazioni che danno, lasciano il tempo che trovano, perché poi seconda giornata basta vincere, già tutto è cancellato. Sì, non se l'aspettava nessuno, però capita, il bello del calcio è anche quello. E domenica prossima c'è Manara Domenica Tabrianza. Già prossima, una sì, un partita che altro potrebbe big lasciare match strascichi, eh? che staremo a Un po' presto, vedere. ma neanche più di Una tanto, sorta di derby Comolecco sì. anche lì. Poi ha completato il quadro di promozione l'Aurora, che purtroppo ieri sera ha perso 4-0 col L'abbiamo detto Castello, infatti come prima. squadra completamente rinnovata che punta a salvarsi, quindi una sconfitta anche lì ci può stare, ma è da cancellare. In prima quale risultato Prima è interessante? partito forte il Mistaglia Maresso, 5-0 sul campo della Tiranese. Che dire, Mistaglia Maresso si è rinforzato, l'anno scorso si è giocato la promozione Fino fino alla fine all'ultima giornata, perdendola proprio nello scontro diretto con l'Arcadia, è la squadra a che battere da questo girone. è una delle squadre, diciamo che ce ne sono altre come il Calolzio Corte che in estate ha investito veramente tanto prendendo giocatori dalla categoria superiore e secondo gli addetti è proprio il Calolzio Corte la squadra da battere. Senza dimenticare il Costa Masnaga di Mister Mister De Vecchi, De Vecchi, Simone De che Vecchi anche quest'anno, lei sì. un po' come la, Partita falsa, esatto, falsa come la partenza. Manara è partita col piede sbagliato, ha perso 3-1 in casa contro il Berbenno, però anche lì il tempo per rifarsi, per recuperare, c'è tutto. Brevemente, seconda e terza, cosa possiamo dire? Seconda e Seconda, terza, girone M, e terza, girone girone M, unico lecchese. girone lecchese, a parte la nuova Osmate che fa un po' da ospite. Importanti le vittorie esterne della Zanetti e del Mandello, tutte e due per 3-0. Mentre in terza categoria c'è la grande curiosità per Lello, una squadra che è nata ad agosto, sulle ceneri, diciamo così, dell'Ellese, e hanno fatto degli investimenti importanti e sono partiti espugnando 4-1 il campo del Real Robbiate, quindi loro invece la stanno confermando i pronostici, chiaro, ripeto, siamo alla prima giornata, quindi poi bisognerà vedere, però lo spunto di questa prima giornata è Lello. Bene. Allora, grazie Claudio.